Iniziamo ora a realizzare il nostro tulipano. Ci servirà un ritaglio di stoffa della fantasia che desideriamo, lunga 15 cm per 8 cm di altezza. Dopodiché ci basterà semplicemente piegare sul lato più lungo facendo combaciare il dritto della stoffa contro il dritto della stoffa. Dopodiché andremo a cucire il lato più corto, quello aperto, a circa mezzo centimetro dal margine. Una volta realizzata la nostra cucitura a macchina, potremo ora andare a realizzare una cucitura a punto filza lungo il lato più corto aperto. Non preoccupatevi della precisione del punto filza, ci servirà solamente per poter arricciare la parte superiore più corta aperta. Una volta tirato per benino il vostro punto filza, mi raccomando, bloccate la stoffa facendo proprio dei nodi di chiusura con il filo di cucitura. Perfetto, a questo punto possiamo procedere a rigirare per bene il nostro lavoro. Crea poi un piccolo orlo portando all'interno del cucculipano pochi centimetri di stoffa, basteranno 3-4 centimetri massimo, dopodiché stira tutta la piegatura appena realizzata. Iniziamo ora a riempire il nostro tulipano. Per prima cosa riempiamo la base con un po' di uvacca di riempimento, senza esagerare, quanto basta giusto per dare abbastanza sostegno. Dopodiché inseriremo dei fiori secchi di lavanda, anche in questo caso a nostra discrezione, né troppi né troppo pochi, quanto basta per far sì che il nostro tulipano possa profumare. Una volta inseriti i fiori secchi di lavanda, potremo andare a inserire altre ovacche di riempimento. Questo ci permetterà non solo di non far uscire i fiori secchi di lavanda, ma per dare anche in questo caso maggiore sostegno nella parte finale del nostro fiore. A questo punto possiamo procedere alla cucitura del nostro tulipano. Parti dalla parte centrale dei due lati del fiore e uniscili tra di loro, dopodiché procedi nello stesso identico modo con i restanti due lati, quello di destra e quello di sinistra, unendoli tra di loro, sempre passando dalla parte centrale. Per realizzare questo tipo di cucitura ti consiglio di utilizzare un filo messo in doppio o comunque un filo molto più resistente del classico filo di cucitura. Questo ti consentirà di tirare la stoffa con più semplicità senza rischiare che lo stesso si possa rompere e spezzare durante la cucitura. Se sei interessata alle bomboniere fai da te e alla crescita artigianale, ti consiglio di iscriverti al mio canale, di cliccare poi sulla campanellina per non perderti nessun video. Ma ora torniamo alla nostra bomboniera. Il nostro tulipano inizia a prendere forma. Se vorrai potrei applicare una perlina, un brillantino nella parte di cucitura centrale. In questo modo non solo darai un tocco di eleganza, ma soprattutto andrai a coprire le cuciture appena eseguite. Prendi ora il tuo filo di ferro abbastanza duro che avrai precedentemente tagliato a circa 25 cm, aiutandoti con una pinza arrotonda un'estremità del filo, che poi andrai a ripiegare ulteriormente per creare quella che sarà la base dove si appoggerà il nostro tulipano. Avrai realizzato così la base per il tulipano, che dopo ti farò vedere come poterlo inserire. Ma adesso andiamo ad arrotondare anche la parte finale del nostro fil di ferro, sempre nel medesimo modo, ma in questo caso una volta arrotondato non dovremo andarlo a piegare ulteriormente. A questo punto avrai completato l'anima del tuo gambo che ora andremo a rivestire.
Ricopri ora il cuffil di ferro con del nastro in doppio raso verde, dando prima sull'estremità una punta di colla caldo per non far scappare via il nastro durante l'avvolgimento. Poi pian pianino avvolgi il tuo nastro lungo tutta la lunghezza del cuffil di ferro, dando ogni tanto qualche punta di colla caldo per evitare che il tuo nastro in doppio raso possa scivolar via. Questo sarà il risultato che otterrai una volta che avrai ricoperto interamente il cuffil di ferro. Ritaglia ora dalla carta modello la prima fogliolina su panolenci color verde. Piega la metà e crea una piccola incisione nella parte centrale. Mi raccomando, molto piccola, quanto basta per poterci far passare dopo il nostro fil di ferro. Prendi ora il tuo fil di ferro nella parte ripiegata. Inserisci la tua fogliolina in panolenci portandola in alto finché si bloccherà dal fil di ferro. Inserisci ora la colla caldo lungo tutta la parte centrale della tua fogliolina, dopodiché potrai appoggiarci sopra il cucolipano. Mi raccomando, rimani in posizione finché la colla caldo non diventerà fredda. Perfetto, ci siamo quasi, il nostro tulipano è quasi pronto. Mi raccomando, a questo punto, se vorrai, potrai dare una goccina di colla caldo lungo tutti i petali della fogliolina. In questo modo non solo avvolgerai il tulipano, ma coprirai eventuali sbavature dell'attacco della colla caldo. Prendi ora l'altra fogliolina che troverai sempre a carta modello. Piega e crea un'altra incisione sempre nella parte centrale. Inserisci ora la tua fogliolina in panolenci lungo il tuo gambo fino a farla combaciare con l'altra fogliolina già precedentemente incollata. Dai due goccine di colla caldo e blocca il tutto. A questo punto potrai incollare le due fogioline in panolenci, le cui sagome troverai sempre sul cartamodello allegato. Io ho preferito incollarle nella parte centrale della lunghezza del gambo. Ovviamente la posizione sarà a tua scelta. Il cucolipano idea bomboniera è pronto. Vediamo ora insieme come poterlo confezionarlo per poterlo donare ai nostri ospiti. Procurati ora un quadrato d'organza o di tulle a tua scelta, nella misura 24x24 cm. Appoggialo al cavolo creando una specie di rombo. Nella parte centrale riporrai i tuoi confetti rigorosamente custoditi in apposito sacchettino alimentare con il tuo biglietto celebrativo. Porta sul lato e poi successivamente gli ulteriori due. Chiuderai poi il trucco aiutandoti con un elastico o in alternativa utilizzando il filo da cucito. Con un nastro in doppio raso color sciarpa realizzerai inizialmente un piccolo nodo attorno al sacchettino di tulle appena realizzato, che successivamente andrai a legare al gambo del cucolipano, chiudendo il trucco con un semplice fiocco. La tua bomboniera è pronta per essere consegnata e scoprire i tuoi invitati.